Bene, rieccoci qui, la situazione è quella che conoscete, all'attacco ormai da diversi chilometri c'è il francese Le Boulanger, il cui destino però sembrerebbe essere segnato, visto quello che stanno combinando soprattutto i corridori della Sonia di Valle Prodiera, soprattutto Leonardo Piepoli. Le maglie gialle della squadra di Pietro Algeri hanno inscenato subito sul Colle dell'Agnello, la prima delle due salite nel programma quest'oggi, il loro forcing asfissiante che ha messo in difficoltà parecchi uomini di classifica, tra questi direi soprattutto la maglia rosa Andrea Noè, ma Paolo Savoldelli pure, così come è Popovic. E di conseguenza con Le Boulanger al comando e con l'altro francese Riblon che era scartato con Le Boulanger dopo una quindicina di chilometri di corsa, ora Le Boulanger da diversi chilometri a questa parte è rimasto solo, dicevo, sono rimasti inseriti nel gruppo dei migliori Piepoli e Simoni, compagni di squadra, Cunego, Di Luca, Mazzoleni, Schlecht e Stefano Garzelli. Questi uomini che vedete invece qui inquadrati con Riccardo Riccò, compagno di squadra di Piepoli e Simoni, viaggiano con un ritardo già piuttosto consistente che possiamo valutare attorno ai 2 minuti e mezzo nei confronti, come detto, del gruppo che attualmente sta facendo la corsa e che già si è proposto sulle prime rampe dell'Isoare, che ha che tipo di caratteristiche, Marco Vitale? Non è durissima la prima parte della salita, anche se raggiunge pendenze del 9%, e poi però diventa una salita continua dopo poco più di 3 km con pendenze intorno all'8-9-10% e una punta massima del 14%. Poi una brevissima discesa in corrispondenza della Casse Desert, praticamente una specie di deserto in quota, non c'è più vegetazione, a quel punto è tutto rocce, ma subito dopo questa breve discesa si riprende a salire intorno al 8-9% di pendenza media e con di nuovo il 14% di pendenza massima. Intanto qui vedete Riblon che è il secondo attualmente, là davanti c'è sempre Le Boulanger, mentre Riblon da un momento all'altro verrà sicuramente riassorbito dagli uomini che fino a questo momento stanno facendo la gara, quelli citati poc'anzi. Col de l'Isoara affrontato per la prima volta nella storia del ciclismo nel 1922 alla Tour de France, passò in testa Guy Thys, già vincitore tra le altre cose di 3 Grand Boucles. Per una totale di una trentina di volte l'ultimo passaggio alla Tour de France sull'Isoara, quello già ricordato in precedenza, lo scorso anno, quando in vetta passò da solo Stefano Garzelli, lo vedete lì, a chiudere questo gruppetto definito dei migliori. Il Giro d'Italia invece per la prima volta si ritrovò ad affrontare l'Isoara nel 1949 con la già citata leggendaria Cuneo Pinerolo, lungo la quale inscenò quella fuga davvero da incorniciare e che è passata alla storia, Fausto Coppi, 190 km di fuga, e poi ancora dopo quelle 1949 altre 6 volte. A partire dal 64 con Cuore Matto, Franco Bitossi, anche quella volta esattamente lo stesso disegno del 49, Cuneo Pinerolo, e anche quella volta Bitossi fece quasi, fotocopiò quasi Fausto Coppi, fuga solitaria la sua di 130 km, poi chiusa in modo vincente. Nell'82 sull'Isoara passò in testa Fanimpe, nel 94 Pantani, nel 96 Pascal Richard, che poi si impose in quella di Briançon, l'ultima volta nel 2000. In vetta all'Isoara c'era il colombiano Chepe Gonzalez, poi la tappa la vinse, già ricordata in precedenza, la Franchi. E lungo quella tappa Stefano Garzelli costruì sostanzialmente la sua vittoria finale. Qui, come detto, ancora lungo le prime rampe dell'Isoar, che sono evidentemente quelle meno impegnative, riassorbito Riblon, dunque là davanti c'è il solo Le Boulanger. Straordinario comunque Piepoli, ha tirato nel tratto di Falzopiani e pianura controvento, e ora all'inizio della salita è di nuovo lui a scandire il ritmo, certo un ritmo non sostenutissimo a questa parte, a questo punto
tutti quelli che stanno a ruota aspettano eventualmente il momento in cui sferrare l'attacco sull'Issoire. Credo che qualcuno ci proverà, potrebbe essere Schleck che si sottrae ai giochi dei migliori, pensiamo soprattutto a Simoni e Di Luca, che cercheranno di controllarsi, sì, in vista anche della salita finale, della salitella finale a Briançon, che potrebbe comunque farle la differenza dopo questi sforzi. Intanto la regia continua a soffermarsi su Riccardo Ricco, che è a circa 3 minuti dai compagni di squadra Piepoli e Simoni, quando invece in mezzo ad inseguire per davvero con, non dico concretissime possibilità di rientrare, ma con una possibilità decisamente superiore rispetto a quelle di Riccardo Ricco, c'è gente come per esempio lo spagnolo Duran, attenzione, c'è anche Popovic, e mentre attacca Simoni con Schleck che risponde immediatamente. Aveva già attaccato Piepoli, certo. Allora Piepoli, arriva Simoni, arriva Schleck, arriva Danilo Di Luca. E Schleck continua a rispondere benissimo, Marco? Sì. Non abbiamo... Io mi sto chiedendo se Piepoli invece di attaccare semplicemente è andato avanti in progressione, gli altri stavano recuperando. Sì, no, credo che Simoni gli abbia fatto il buco, sì, a un certo punto. Gli altri non hanno reagito subito, quindi Simoni, sì, ha dovuto chiudere lui il buco. Arriva Cunego. Per il momento in leggero ritardo Mazzoleni, Garzelli e poi Riblon. Siamo in questo tratto di pianura. Ecco che rivediamo. No, ah, questo è lo scatto di Simoni. Sì, non abbiamo le immagini, è già davanti. Sì, non abbiamo l'immagine di quello che è successo veramente. Probabilmente appunto è Simoni che ha fatto il buco per indurre gli altri a lavorare. Piepoli non si è nemmeno accorto di quello che stava succedendo. No, forse no. Lui ha continuato a tirare semplicemente, mentre che è una specie di gioco tattico che si è svolto alle sue spalle, quello che non abbiamo visto. Intanto va anche Mazzoleni. Arriva anche Mazzoleni. Fa un po' fatica però a rientrare, segno che c'è stato probabilmente uno scatto comunque. Perché... E vuoi spiegare ai telespettatori perché Damiano Cunego ha spostato leggermente Andy Schleck, visto che è Cunego che vuol prendere la ruota di Simoni? Probabilmente così. Cunego vuol marcare stretto Simoni perché lo teme, teme un suo scatto su questo Issoire. Ma sicuramente ci sarà uno scatto di Simoni, altrimenti non si spiega tutto questo lavoro. Altrimenti Simoni deve, altrimenti Simoni deve lavorare lui, se non scatta deve tirare lui, quindi è meglio scattare, perché Piepoli non so quanto può durare. Certo, Piepoli può anche sorprendere, può anche durare tutta questa salita, ma il fatto che abbia già tirato la salita precedente, abbia tirato in discesa e nella pianura, ripeto, controvento che i corridori hanno affrontato tra le due salite, beh, non lo so quanta energia possa avergli lasciato nelle gambe. Intanto con leggero affanno riesce comunque a rientrare anche Stefano Garzelli. Anche perché tirare, Armando, vuol dire spesso non mangiare abbastanza, non nutrirsi, quindi chiaramente le energie poi se ne vanno e a un certo punto smettono di essere a disposizione. Però dovevamo intuirlo, perché Leonardo Piepoli quest'oggi si è lasciato crescere una leggera barba da battaglia, Ma in effetti comunque per ora si tratta di sfiancare gli avversari, di metterli in difficoltà in vista di uno scatto di Simoni, uno scatto che potrebbe anche esserci su questa salita finale, perché tanto gli altri dietro, beh, non è detto che rimangano insieme ad inseguirlo, quindi credo che il più forte qui sull'Issoire oggi possa fare la differenza, e questo sarebbe il coronamento di tutta la tattica della Sonia di Val Prodir, che a un certo punto si è messa in testa con tutti i propri uomini, Bertogliati compreso, e ha sfiancato veramente tutto il gruppo. Stefano Garzelli certo si sta difendendo molto bene, abbiamo detto con qualche difficoltà, ma comunque è decisamente meglio rispetto all'altro giorno, quando sopra Genova non era andato alla deriva, ma insomma poco ci manca. Tant'è che lo stesso Garzelli attualmente in classifica generale rispetto a Danilo Di Luca ha un ritardo di 3 minuti e mezzo.
Sì, praticamente si era tolto dalla lotta per il podio Garzelli in quell'occasione, ma certo sul podio si può anche rientrare se si tiene duro, perché ormai è molto rarefatto il clima in testa alla generale, si è di parecchio chiaramente allungata la classifica, oggi si allunga veramente ancora molto di più, quindi sono facilitate le operazioni per chi è là davanti. Se gli occhi sono lo specchio dell'anima, caro Marco, chi sta meglio da un punto di vista spirituale e di conseguenza da un punto di vista fisico è sicuramente Gilberto Simoni, e sta dettando eccellente impressione anche Andy Schleck. Sì, anche se Simoni è un po' una spinge, non si capisce mai quando veramente fa fatica, mentre sul volto degli altri, Cunego, Garzelli, anche un po' di Luca, si legge la fatica, Simoni è sempre lì imperturbabile. A un certo punto scatta oppure si stacca, sì. non si capisce mai bene come è messo. Garzelli invece decisamente fa fatica, sembra attaccato un po' con lo sputo, come si dice in gergo, alle ruote dei suoi compagni di viaggio, ma bisogna anche dire che la sua esperienza giustamente gli indica che qui bisogna ancora tenere duro, il più possibile. A 2 minuti da questi uomini c'è un altro gruppo comprendente Parra, Popovic e Vincenzo Nibali. Del gruppo Maglia Rosa, cioè quello comprendente Andrea Noè, non dico che abbiamo perso definitivamente le tracce, ma poco ci manca, in quel gruppo anche Paolo Savoldelli. Veramente oggi il Giro d'Italia potrebbe assumere un volto molto più definito di quanto l'ha assunto nel 2000, è vero, abbiamo detto Garzelli lì mise un'ipoteca per la vittoria finale, poi ci fu il giorno dopo la cronometro di 32 km che portava al Sestriere, ma in questa tappa, quella odierna, questa con Agnello e Lisuari, in effetti non ci fu quella selezione che molti pronosticavano. Oggi invece con questo forcing della Sommier di Val Prodir le cose sono ben diverse. Ma con forcing che potrà rimanere nelle gambe dei protagonisti anche in occasione della cronoscalata di domani ad Europa? Certamente sì. La cronoscalata di domani potrebbe pagarla chi oggi, pur restando davanti, ha sforzato troppo, è andato fuori giri col motore. Come Piepoli. Beh, Piepoli tanto non punta. Tanto non gli interessa. Non gli interessa più di tanto, ma si presenterà un minuto prima del via senza nemmeno aver visto la salita. Credo che domani comunque si capirà effettivamente quante doti di recupero ha un Di Luca, ad esempio, in Cunego. Perché secondo me Simoni domani andrà forte. Certo, perché l'obiettivo potrebbe essere doppio. Pensi da una parte alla tappa di quest'oggi, ma poi in una piega del cervello ti frulla per l'appunto anche la frazione di domani. Nel senso che Gilberto Simoni a cronometro, pur in salita, non ha mai fatto cose straordinarie e di conseguenza vuole cercare di mettere già in difficoltà quest'oggi, proprio pensando a domani, Di Luca e Cunego. Vuol far spendere moltissimo oggi a Di Luca e Cunego. Ma e Simoni deve oltretutto recuperare parecchio terreno, quindi è quello che deve recuperare di più e deve sfruttare il terreno suo lui più favorevole, quindi è proprio una tappa come quella di oggi. Simoni deve attaccare per forza se vuol vincere il Giro d'Italia. Il fatto che sia così pimpante, sembri in grado di poter attaccare, vuol dire che Simoni sta andando verso la terza settimana veramente in condizioni buone. Qualcuno aveva dei dubbi dopo l'avvio di giro piuttosto così in ombra di Simoni. Invece oggi Simoni dimostra di essere là, come tutti d'altra parte i suoi avversari temevano. Qui lo ricordiamo ancora, ma d'altronde ne sono fedele testimonianza a queste immagini, si sta bene a ruota qui, quindi non siamo già sull'attratto più impegnativo dell'Isoar. No, è ancora un po' troppo presto per attaccare, anche se Schleck potrebbe farlo appena si accorge che Piepoli comincia un po' a battere in testa, che le energie cominciano un po' a venir meno. Non credo che convenga farlo a Di Luca. Di Luca conviene marcare Simoni, così come Cunego per ora. A Garzelli forse si è staccato.
il distacco in classifica, vedete, 6 minuti e mezzo nei confronti di Andrea Noè. Noi però i riferimenti ormai da diversi giorni a questa parte li facciamo nei confronti di Danilo Di Luca, che fin qui si è dimostrato il più brillante, il più pimpante, quello che ha trovato più spesso l'interruttore della luce, mentre non dico che sta calando la notte in pieno giorno per Stefano Garzelli, ma poco ci manca, ulteriormente in difficoltà Garzelli. E ha pagato sicuramente lo I sforzo. I tre rientri. Sì, lo sforzo fatto in salita in precedenza. E invece tiene Mazzoleni, straordinario. Garzelli vede lì i suoi compagni di avventura, però per il momento questi compagni rimangono ex compagni di avventura. Ha giocato molto con l'elastico nel corso degli ultimi 40 km Garzelli, e credo che questa volta non riuscirà a rientrare, perché... E poi Piepoli accelera ancora, strepitoso Piepoli. Credo che dovrà fargli un monumento Simoni se grazie a lui riuscirà a vincere il giro. Questo è Pacivila, Pozzovivo, Emanuele Sella, poi Marzo Bruseghin, Arroyo Duran, Pellizzotti, c'è Tiralongo, c'è Petrov anche. È diventato Riccò su questo gruppo. Ecco Riccardo Riccò, tutto solo, non c'è più Rasmussen. C'era anche Rasmussen ancora fino a qualche istante fa, no. Assieme ad Arroyo anche. Il ritardo di questo gruppo nei confronti del plotoncino Simoni Di Luca è di 2 minuti. Mentre Popovic, rispetto al gruppo poc'anzi citato, ecco, ha un ritardo di 40 secondi. Attenzione, attenzione, ora succede quello che si poteva chiaramente prevedere. Quindi Piepoli ha fatto il suo grosso lavoro. Da quanti chilometri sta tirando Piepoli? Veramente straordinario. Ora però tocca a Simoni. Si è messo tutto quanto al servizio Leonardo Piepoli del suo capitano Gilberto Simoni. E non ha però la forza di scattare Simoni, forse non gli conviene neanche a questo punto, semplicemente gli conviene tirare la salita per cercare di distanziare il più possibile i vari Zavoldelli, sì, e quelli ancora presenti in classifica generale davanti a lui. Invece ritroviamo Riccardo Riccò, che sembra aver ritrovato anche un buon colpo di pedale a questo punto, Marco. Sì, forse era andato fuori giri all'inizio della salita precedente, sul colle dell'Agnello, lavorando per Simoni. E ora si riprende. Intanto lo vedete, Pietro Algeri con Piepoli. Probabilmente Piepoli aspetta Riccò, no? Bene. Però non so se riuscirà. No, non credo, poi. Ormai considera terminato il suo compito. Ha fatto davvero di tutto e di più Leonardo Piepoli quest'oggi. Che succede qui? Vabbè, c'è Simoni davanti. Sì, certo. Eccolo qua, attacca Simoni, si è lasciato sfilare, poi va all'attacco, la risposta prova a fermarla immediatamente. Cunego, risponde bene Cunego però. Eh sì, bravo. Invece arriva anche Di Luca. Di Luca fa un po' più fatica. Questo è il primo attacco di Simoni, probabilmente da un momento all'altro Simoni di nuovo andrà all'offensiva. Comunque Cunego sembra star bene oggi, attenzione perché potrebbe a sua volta tentare di attaccare. Anche lui deve recuperare in classifica generale. Ecco che rivediamo
il tentativo di Gilberto Simoni, Damiano Cunego facilissimo nella risposta. Sì, mentre Di Luca sembra meno brillante del solito. Ma d'altronde lungo queste tappe Di Luca deve pensare soprattutto a difendersi. Poi certo, dovrà pensare a difendersi alle tre cime di Lavaredo e sullo Zoncolan. Lì ci sarà un vero arrivo in salita, perché quest'oggi dopo la scalata di Usoar si andrà giù in picchiata verso Briançon. Certo, poi lì a Briançon c'è una rampettina di 1,5 km interessante, ma non è che si possa considerare l'arrivo di Briançon un arrivo in salita. Però anche lì può essere decisivo il fatto che chi vince prende 20 sì, secondi di abbuono, chi vince probabilmente arriverà con qualche secondo di vantaggio perlomeno, quindi forse diversi pensano anche di questi uomini testa. Ancora Simoni, straordinario questo attacca scatto. Ancora Gilberto Simoni, vediamo un po' chi risponde questa volta. Da Nino Di Luca, non si muove Cunego, Gilberto Simoni, secondo attacco per il Trentino. E questa volta riporta sotto tutti quanti Di Luca. E forse attenzione, perché potrebbe scattare in contropiede Cunego. O Schleck. Appunto, è quello che stavo pensando, Marco. Bello comunque questo scatto, bello pieno. Forse Di Luca aspettava proprio Cunego e Cunego, beh, ha detto sei tu che devi occuparti della faccenda. E certo, una volta ciascuno, no Marco, in queste situazioni. Sì, e comunque è Di Luca che guida praticamente la classifica generale a questo punto e quindi sta a lui chiudere. Davanti c'è sempre Le Boulanger, il suo margine nei confronti di questi uomini di poco superiore al minuto, dunque il francese da un momento all'altro verrà riassorbito. Questo invece il gruppo con Sella, con Riccò e con Bruseguin, no Marco? E Arroyo sì, anche. Ma c'è stato un dialogo, abbiamo visto, tra Di Luca e Simoni. Simoni sembra aver detto a Di Luca, sì, beh, o qui lavoriamo tutti quanti insieme oppure io continuerò a scattare. Certo. Perché ormai siamo noi, abbiamo tutto da guadagnare a lavorare in sintonia. E Bruseguin non è molto distante e quindi va considerato virtualmente e attualmente la nuova maglia rosa di questo giro Bruseguin. Visto che alla partenza di questa 12ª tappa Marzio Bruseguin, che era secondo in classifica generale a poco più di un minuto da Andrea Nove, ad esempio nei confronti di Di Luca vantava un margine di un paio di minuti, poco meno. Ora Di Luca, Simoni, Cunego, Mazzoleni e Andy Schleck. E vedi che ha avuto effetto, sì, lo scattare continuo di Simoni, che però potrebbe ripeterlo comunque anche se tira Di Luca. Ehi, ma no, Marco, non è ancora il momento. Io credo che a questo punto Gilberto Simoni stia aspettando l'entrata in scena della Casse Deserte, che è l'ultima parte così definita della scalata al Col de l'Isoar, quando non c'è più vegetazione, si entra per l'appunto in una zona di tipo lunare. Mentre Stefano Garzelli viaggia con un ritardo di una quarantina di secondi nei confronti del resto della truppa. E potrebbe riavvicinarsi se davanti sì, continuano a guardarsi, a fare questa melina. Marzio Bruseguin. D'altra parte a Simoni potrebbe anche andare bene, a Di Luca potrebbe anche andare bene così, è Simoni che deve cercare di fare la sì, differenza a questo punto. Sì, però Marco, è altresì vero che le tappe lungo le quali Gilberto Simoni può far davvero male a Di Luca sono altre. Domenica alle tre cime di Lavaredo e mercoledì sullo Zoncolan. Sì, dove gli arrivi sono in salita veramente. Intanto, beh, Schleck. È molto tattico comunque sì, questo Isoar per i primi. E capiremo quanto tattico è da, sì, dal comportamento di Garzelli, che lì è una trentina di secondi e che potrebbe contro ogni aspettativa addirittura recuperare. Se la salita sul Colle dell'Agnello ha proposto in primis il forcing della Sonia di Valla Prodir, questa è l'Isoar, fin qui trasuda soprattutto tatticismo. Ma non poteva che essere così, Marco. Sì. Oramai Savozzelli l'ha fatto fuori.
Sì, Savoldelli sembra essere lontano, ma ci sono tutti quegli altri corridori lì in mezzo, appunto Proseguin ad esempio. E lo spagnolo Arroyo Duran pure. Eh sì. Ora sembra che ci sia una specie di accordo, vediamo chi collabora. Naturalmente non lo fa Mazzoleni perché ha Savoldelli dietro comunque. E Mazzoleni potrebbe sì, anche puntare alla vittoria di tappa a questo punto. E qui in questo gruppettino evidentemente c'è il giovane che avanza, magnificamente rappresentato da Andy Schleck, ma c'è anche il vecchio che non molla. E il vecchio è naturalmente Gilberto Simoni. Non molla nemmeno Stefano Garzelli, vincitore del Giro d'Italia nel 2000. Continua a vederli le macchine, sì, quindi ha un riferimento preciso. Lui lo sa che potrebbe andare un po' così, che i migliori si guardano, che nessuno prende l'iniziativa e quindi lui può restare lì, magari cercando poi sì, di recuperare in discesa. Marzo Bruseghino, lo avete visto, compagno di squadra di Damiano Cunego, che certamente non è uno scalatore è puro, però evidentemente ha qualità tali per cui su una seconda salita, e questa è la seconda salita di giornata, può salvarsi meglio rispetto a quanto non gli era capitato sul Colle dell'Agnello, vero Marco? Direi proprio di sì. È motivato, oltretutto è importante per la Lampre avere due uomini davanti in classifica generale, quindi lui lavora, tira. Si sta per entrare nei 25 chilometri conclusivi. Da un momento all'altro verrà inesorabilmente riassorbito anche il francese Le Boulanger, vero protagonista di questa prima parte della tappa, della prima parte, della parte centrale. Nella parte finale invece i protagonisti evidentemente saranno altri. Ricordo che Le Boulanger, accompagnato dal connazionale Riblon, era partito dopo una quindicina di chilometri di corsa, ad un certo momento viaggiava anche con un margine di 17 minuti e mezzo, poi però sono iniziate le cose serie. Da prima il Colle dell'Agnello, ora l'Isoar. Ecco perché Le Boulanger, che vedete qui, ormai dovrà inchinarsi alla forza e all'esuberanza che manifesta gente più fresca di lui dalla parte. Intanto altro scatto di Simoni, anche più forte in montagna. Ancora Simoni, la risposta di Di Luca. Terzo attacco di Gilberto Simoni, firmato dall'inizio dell'Isoar. E qui Di Luca collabora, quindi le cose cambiano, perché Cunego si è staccato e a questo punto potrebbe esserci anche un'alleanza tra questi due. E no. Arriva Schleck con una facilità disarmante per i suoi avversari, almeno fino a questo momento. E Cunego proprio ha mollato quando Di Luca ha risposto a Simoni. Brutto segno per lui, infatti non riesce ad accodarsi subito. Non mi sembra che stia tatticheggiando, ma mi sembra che sia in difficoltà. Cunego. È a tutta. Occasione quindi per i suoi avversari diretti in classifica generale. A questo punto un avversario diretto potrebbe essere anche Schleck. Bene, bene che ci sia una giovane interessante a soli 21 anni come Andy Schleck. Lo ricordiamo ancora, fratello di quella Franca Schleck che lo scorso anno vinse l'Amstel Gold Race e si impose anche al Tour de France sull'Alpe d'Huez. Il solito diavolo Didi Senf, il tedesco, che ormai segue Tour e Giro d'Italia da un ventennio. Eh sì, non solo quelli, anche Tour de Suisse, Tour de Romandie, c'è sempre. A fatica Cunego cerca di limitare i danni per poi sperare anche lui di rientrare in discesa. Ecco qua di nuovo Bruseghin con Pozzovivo, con Sella, con Riccò, Arroyo, sono sempre lì a circa due minuti dal gruppo dei migliori. E forse... ecco perché Bruseghin sta flirtando con la maglia rosa. E dovrebbe e essere c'è anche Vila. Pacivila, sì, compagno di squadra di Bruseghin. E anche Pacivila in classifica generale precede ad esempio Damiano Cunego, proprio perché anch'egli ormai è diventato una sorta di
luogo comune, ma non se ne può davvero fare a meno. Tutti quei corridori, e sono parecchi, che qualche giorno fa erano andati in fuga, quella famosa fuga che aveva permesso a Marco Pinotti di conquistare la maglia rosa, ebbene in parecchi di questi ancora sono lì, inseriti nelle prime posizioni della classifica generale. E ad esempio, oltre a Bruseguin, mettiamoci pure Pacivila, come già detto, ma anche Emanuele Sella. Tutti questi tre corridori sono qui ad un paio di minuti da questi atleti che vedete qui inquadrati nel momento in cui si riportano su Le Boulanger. Bella comunque questa azione di Le Boulanger, l'abbiamo detto, non è uno scalatore, è un passista, è andato insieme al suo compagno di viaggio precedente, cioè Riblon, molto forte in pianura, è chiaro che pagasse in salita poi, ma ha tenuto bene, ha tenuto duro per parecchio. E fra un po' Marco inizia il tratto più duro della salita, vero? Sì, è il finale di salita che presenta un tratto al 14%, poi la salita è continua, non molla più fino alla fine, pendenze intorno all'8-9%. Simone insiste, capisce che Cunego ha le corde, quindi va creata la differenza. 3 chilometri, siamo nel tratto finale, quindi quello continuo. Cunego è lì comunque, non sta perdendo moltissimo il veronese, vincitore del giro del 2004, un giro quello caratterizzato anche dalla rivalità interna con Gilberto Simoni. E c'è uno stimolo in più certamente per Simoni per staccare appunto questo suo ex compagno di squadra. È un momento molto delicato della corsa, se Cunego dovesse perdere più di una trentina di secondi potrebbe durare l'alleanza tra i suoi avversari diretti anche in discesa nel tratto, chiamiamolo, di pianura che precede lo strappo finale. In quel caso Cunego credo è destinato a perdere parecchio, deve cercare di rientrare subito, non magari in salita ma subito in discesa. Bruseguin è sempre con Sella, con il compagno di squadra di Emanuele Sella, Pozzovivo, con loro anche Riccardo Riccò, così come Pacivila, altro uomo lampre, e così come lo spagnolo Arroyo Duran. E non vede più le macchine però Garzelli, segno che ha perso ancora. E Cunego si riporta solo in questo momento su Le Boulanger. Che sembra tenerlo, quindi Cunego non è certo... Ecco qui, questa la Casse Desert. È uno spettacolo nello spettacolo, lo spettacolo offerto dai corridori del Giro d'Italia, ma anche lo spettacolo offerto da questo paesaggio, davvero che ti fa rimanere a bocca aperta, senza fiato. Passaggio davvero molto molto suggestivo questo, ed è questo sostanzialmente che fa la differenza tra il ciclismo e qualsiasi altra disciplina. Ed in effetti guardateli tutti i fotografi piazzati qua, Sì, è il punto più interessante, più bello, più suggestivo certamente della salita. Ora però dopo la brevissima discesa si riprende con questa pendenza del 14% e lì potrebbe partire qualcuno. Si ritrova sulla luna anche Damiano Cunego, ma per il momento non aggancia il LEM. Te lo ricordi il LEM, quel famoso, quella famosa scatoletta dove c'erano i due uomini che nella 69, Armstrong e Collins, che misero piede per l'appunto sulla luna. Qui non siamo sulla luna, ma poco ci manca. Eh sì, e credo che Cunego veda le stelle a questo punto, perché non riesce nella discesetta a rientrare e vede distanziarsi i suoi ex compagni di viaggio, anche perché sembra esserci accordo tra di loro, salvo Mazzoleni naturalmente. Però è lì, Ora però questo tratto al 14% che introduce il tratto finale. E Cunego è lì però, Marco. Sta lottando. Qui ritroviamo Riccardo Riccò. Ancora 200 metri di dislivello per i primi.
qui c'è la stele anche a 2 chilometri dalla cima di Coppi e Bobè, due grandi campioni dei favolosi anni 40 e 50. Probabilmente sarà inquadrata questa stele tra poche centinaia di metri. Eccola qui, dedicata a questi due grandi campioni che hanno scritto tra le pagine più belle della storia del ciclismo per quel che riguarda Louison Bobè, soprattutto lungo le strade del Tour de France. Mazzoleni tira, questa è una novità, segno che Savoldelli ormai gli ha lasciato il semaforo verde. Savoldelli deve essere a questo punto molto distante, quindi una grande vittima di questa tappa c'è. Mazzoleni che da un punto di vista dei giochi di classifica generale è lì più o meno all'altezza di Gilberto Simoni, dal quale ha un ritardo di una ventina di secondi. Simoni che invece è da parte sua rispetto a Danilo Di Luca, viaggia con un ritardo almeno fino a questo momento, e siamo più o meno a metà giro, dicevo, viaggia con un ritardo superiore ai 2 minuti. Due minuti e 26 per essere precisi. Schleck invece da Di Luca è a 1.06, Cunego a 1.31. Lotta, lotta anche Garzelli, come vediamo. Si tratta certamente anche di salvare un piazzamento in classifica generale. Probabilmente Garzelli capisce che non può vincere questo Giro d'Italia, ma per lui l'occasione comunque di nuovo di essere tra i primi. Cunego è rientrato nel frattempo. Ancora gli indiani. Non ci sono i cowboy però questa volta. No. Quindi non c'è battaglia vera, come in corsa in questo momento, perché dopo che la battaglia era stata per 3 volte inscenata da Gilberto Simoni, ora siamo rientrati in una situazione di calma piatta. Anche perché evidentemente poi c'è la discesa per poter effettivamente sperare di firmare un attacco qui e poi portarlo in porto fino a Brianson, insomma devi scollinare almeno con 1 minuto di vantaggio, e invece da qui alla vetta non puoi più guadagnare 1 minuto. Ecco perché non sta più, direi, succedendo nulla di particolarmente intenso. Certo, poi però l'intensità globale rimane alta, perché questa è una tappa ad alti contenuti per quel che riguarda dalla parte del suo disegno Colle dell'Agnello e Zoar. E attacca Di Luca? Eh sì, ho parlato troppo presto, Marco. Incredibile, non era facile aspettarselo, no. Questo scatto, l'attacco di Danilo Di Luca, e però attenzione, io ricordo che l'abruzzese forse più volte aveva detto, io fino alla cronoscalata d'Europa in programma domani devo attaccare, poi da lì via penserò a difendermi, e allora eccolo qui l'attacco di Di Luca. Sì, veramente mossa da una parte a sorpresa, perché si poteva prevedere che tutti quanti ormai andassero alla loro andatura. E Cunego non c'è più, eh? D'altra parte, e d'altra parte, e anche Simoni, vediamo, chiede il cambio, vuol dire che anche lui più di così non può andare. Quindi un Di Luca che in qualche modo mantiene le sue promesse. Il mio giro d'attacco finisce a Europa, aveva detto Di Luca, Europa è domani, e poi mi difenderò. E Di Luca oggi ancora una volta attacca, ha capito quali sono le forze dei suoi avversari e ora fa la sparata. Fino a questo momento Danilo Di Luca aveva pensato soprattutto a difendersi lungo questa salita, però in quello che è il discorso in generale che stavamo intavolando poc'anzi con Marco Vitali, ebbene, ci sta sicuramente questa sua progressione, questo suo attacco nel tentativo di guadagnare ulteriore terreno nei confronti di Gilberto Simoni. Ora però siamo già in vetta. Sì, Di Luca può andare bene perché lui è soprattutto scattista, e fare una sparata di 1 chilometro come quella che ha fatto direi che è alla sua portata. Se Simoni fosse stato capace di tirare la salita a ritmo asfissiante, Di Luca non avrebbe potuto farlo, e Simoni si sono capite le forze che ha a disposizione. Però il vantaggio è di una 15 secondi, Marco, sono in 3 dietro, probabilmente arriverà anche Cunego, vedi, 11 secondi, o fa un numero straordinario in discesa Di Luca o vanno a prenderlo, o mi sbaglio?
Sì, anche se qui forse si tratta comunque di tenere duro e di staccare qualcuno. Qualcuno da parte sua è arrivato a 2 secondi da Simoni, da Schleck e da Mazzoleni. Più dietro invece l'equipe quadrato Stefano Garzelli. Certo, se lo riprendono si fermano, nessuno più insiste, addirittura Garzelli... Va male a Garzelli però questa situazione. Sì, vabbè, certo, quello scatto lì ha fatto guadagnare il gruppo di testa parecchio. E poi se c'è battaglia davanti di sicuro Garzelli non rientra, mentre se è davanti il gruppettino dei migliori si ricompatta, Garzelli può sperare, è lungo la discesa dell'Isoare e prima dell'arrivo a Brianson di riportarsi sui primi. C'è pochissima pianura tra gli Isoare, una discesa piuttosto regolare, non difficilissima neanche, prima dell'ultimo chilometro, c'è solo praticamente mezzo chilometro di pianura e poi si ricomincia, o un chilometro quasi di pianura, si ricomincia subito poi a salire. Schleck attacca dietro. No, non sta attaccando Marco, è una semplice progressione della lussemburghese. Ritardo di Garzelli, 1 minuto e 40. Garzelli che va forte in discesa, farà il tutto per tutto. Deve però sperare che appunto Di Luca davanti venga ripreso. Intanto piove. Di Luca per il momento non è stato riassorbito. Ci sono comunque alcuni tornanti ora non facilissimi, specialmente col bagnato. Qui invece il gruppo con Bruseghin, con Riccò, con Sella, con Pozzovivo, con Pacivila. Vediamo se sbuca pure Arroyo. Ritardo di questi uomini, 2 minuti e mezzo. Questo significa che attualmente in maglia rosa virtuale c'è Danilo Di Luca. Arrivato anche lo spagnolo Arroyo Duran, il numero 29, che passa in questo momento è lo spagnolo Pacivila della Lampre. Dunque Bruseghin e Pacivila, là davanti Cunego, 3 atleti della formazione di Giuseppe Martinelli. Ed intanto insiste Di Luca. Sì, che va forte tra l'altro in discesa. E quindi... Ma non sta spingendo, Marco. O ma... sì, ma adesso sì. Un po' sì e un po' no. Ora si tratta di capire se ha conservato almeno 200 metri di vantaggio, altrimenti è inutile insistere. Sì. Può anche insistere un po' per far semplicemente lavorare di più gli altri. Sì, però insistere vuol dire rischiare e non so se vale la pena compromettere un Giro d'Italia o rischiare di comprometterlo con un comportamento molto offensivo in discesa. Lui che a questo punto si candida come maggior, più probabile vincitore. Dunque in vetta dell'Isoara Danilo Di Luca, il quale grazie ad uno scatto proposto nell'ultimo chilometro di salita ha guadagnato 10 secondi nei confronti di Simoni. Eccolo lì il trentino con Schleck, con Cunego e con Mazzoleni. A 2 minuti e mezzo c'è il gruppo comprendente Riccò e Bruseghin. Niente da fare, comunque sono praticamente tutti lì. Appunto. Ha sorpreso da una parte l'attacco di Di Luca, ma ha sorpreso soprattutto perché da un punto di vista della strategia pura non è che lì ci fosse lo spazio per seminare vero scompiglio, Marco. No, credo che Di Luca semplicemente volesse puntualizzare la situazione, lasciar capire che lui ne ha e lui può fare ancora quello che vuole in questo finale di Giro d'Italia, nell'ultima settimana. Diventa anche il favorito per la vittoria di tappa, viste le sue caratteristiche, viste le caratteristiche dell'ultimo chilometro e mezzo, vero Marco? Sì, direi di sì, anche se c'è da aspettarsi che siano favoriti quelli, diciamo, meno marcati, come Schleck e Mazzoleni. I quali potrebbero cercare il contropiede. Sì. Però può anche risolversi di forza la situazione, in quel caso sì, Di Luca è favorito. Vediamo poi come si comporterà Damiano Cunego, se ci sarà davvero volata tra questi uomini.
Fabiano Cunego, che ha sofferto certo durante tutta la giornata, però ha sofferto meno rispetto agli altri giorni. Sì, è certamente in crescita, però credo che quegli sforzi per rientrare li pagherà. Bisogna vedere, perché non si può mai sapere, gli atleti stessi non sanno quanto, magari alimentandosi, bevendo il giusto con gli zuccheri, riescono a recuperare in una discesa del genere. Le forze possono ritornare improvvisamente, la tappa non è lunga, non è una corsa che si vince col fondo, quindi Simoni in quel senso non è favorito rispetto agli altri, e se ritornano quelle forze e si ha la gamba piena poi nell'ultimo chilometro, credo che si possa ambire alla vittoria, e possono farlo tutti. Intanto dispiace, ma abbiamo perso completamente le tracce di Leonardo Piepoli, che è stato per lunghi tratti il vero protagonista di questa 12ª tappa, con il suo lavoro ai fianchi davvero a tutti gli avversari di Gilberto Simoni. Ma Piepoli comunque ha detto che a lui la classifica generale non interessa, interessa soprattutto fare il lavoro giusto per Simoni, e credo che in questi casi Piepoli semplicemente molli, vada su al piccolo trotto, arrivi anche con molti minuti per poi essere utile di nuovo quando servirà nell'ultima settimana. 15 km alla conclusione, Schleck ha aspettato l'auto per consegnare al suo direttore sportivo la mantellina, questo gilet particolare indossato alla CSIC, poi non è arrivato nessuno, che cosa ha fatto Marco? L'ha buttato, giustamente, perché non si può compromettere una corsa per la mantellina. Anche perché in discesa evidentemente, soprattutto in questo tratto di discesa dove non fa più freddo come in precedenza, devi pensare all'aerodinamica, devi pensare ad andare il più veloce possibile, qui non c'è più necessità di ripararsi dal freddo. No, assolutamente no. Comunque è un bel braccio di ferro tra questi due gruppi, vediamo che dietro si insiste, perché chiaramente si ha la possibilità di perdere poco terreno, anche se lo vediamo molto ambizioso per quanto riguarda la classifica, certo, generale. No, poi Boseguin, se davanti rallentano va in maglia rosa. Anche quello. Se invece non rallentano in maglia rosa andrà Danilo Di Luca, che attualmente è in maglia verde e che consolida ulteriormente dopo il suo spunto in vetta all'Isoar la sua leadership in questa speciale classifica. Però evidentemente a Di Luca quello che interessa è soprattutto la maglia rosa, anche se Di Luca ha comunque la possibilità di prenderla domani se non dovesse prenderla oggi, per cui credo che sia più la volontà di distaccare, sì, il più possibile avversari diretti in classifica generale che lo guidi attualmente. Intanto qualcuno potrebbe chiedersi: ma chi è quell'omino là davanti che precede Stefano Garzelli? E beh, è sempre il francese Le Boulanger, il quale, lo ricordo, era partito dopo pochi chilometri di corsa accompagnato dal connazionale Riblon. Le Boulanger è stato ripreso dagli uomini che vedete qui in immagine negli ultimi chilometri della scalata a L'Isoar, ed ora, come detto, sta per essere ulteriormente ripreso, ma da Stefano Garzelli, che potrebbe diventare suo importante collaboratore, sì, in questo finale. Garzelli, che era scollinato in vetta con un ritardo di 1 minuto e 40 rispetto ai primi. Hanno recuperato qualcosina, Marco, qua dietro? Anche perché sono molto più determinati che i primi, che a questo punto ricominciano a tatticheggiare, sono tutti insieme e si tratta di riprendere energie in vista della salita del finale. Una salita finale di 1,5 km. Con pendenze però che raggiungono il 14%, sì, quindi adattissime, specialmente nel centro del paese strettissimo di Briançon con i lastroni, adattissimo a cercare di fare la differenza, per cercare di fare la differenza. Briançon, che con i suoi 1327 metri è la seconda città più alta d'Europa dopo Davos, anche se rispetto a Davos insomma ha una struttura più da città, con le sue, tra le altre cose, vecchie mura costruite dall'ingegnere Vauban lì a cavaliere tra il 700 e l'800.
Sì, è veramente suggestivo queste mura, questa specie di castello, sì, dove appunto arriva la tappa. Poi li vediamo. Intanto sì, prova ad allungare Mazzoleni. Allunga Mazzoleni anche perché capisce che qui ci si guarda, non si dà veramente il massimo, quindi Mazzoleni cerca di sorprendere gli altri ed è meno curato, sì, per la classifica generale. Le Boulanger e Stefano Garzelli. Mazzoleni che comunque ha interesse anche a tenere alto il ritmo, lui precede ad esempio Garzelli in classifica generale. Non è poi così distante, sì, è poco oltre Ricco, Simoni, Popovic, quindi a questo punto si inserisce nelle prime posizioni anche lui della classifica generale. Ancora 10 km alla conclusione, all'arrivo in quelle di Briançon, quasi tutti quanti in discesa, se non che arrivati in quelle di Briançon si ritorna a salire, si va dalla Briançon bassa a quella alta che è poi la vecchia cittadella. Ha forato Simoni, mi sembrava, forse ha alzato la mano solo per chiamare l'ammiraglia, ma in effetti mi sembrava un po' ondeggiare la sua ruota. Mentre Garzelli si lascia alle spalle Le Boulanger. Quindi ormai è stanco Boulanger, non riesce più a collaborare. Garzelli guarda indietro per vedere se comunque può dargli man forte Le Boulanger, ma evidentemente le energie ormai non ci sono più. Garzelli che comunque è abituato un po' a queste sparate solitarie, magari dovendo recuperare, sì, oppure anche in testa da solo. Ricordiamo, anche solo per citare una tappa che ha visto vincitore Cunego e Bormio 2000, quando Garzelli sulla gavia fece una lunghissima fuga come questa, poi fu ripreso proprio nelle rampe finali. Bormio 2000, ma eravamo nel 2004, vero Marco? Sì, sì. Allora, Di Luca, Simoni, Mazzoleni, Andy Schleck, Damiano Cunego. Il vincitore di questa 12ª tappa uscirà dal lotto di questi uomini poc'anzi citati, a meno che Stefano Garzelli non riesca a rientrare, però il divario in vetta all'Isoara tra i primi e Garzelli era di 1 minuto e 40 e Garzelli ha perso ulteriore terreno, è quasi a 2 minuti. Sì. Ora arriva anche Le Boulanger, rientra perché è anche più pesante in discesa, riesce a fare più velocità, ma credo che anche con la sua collaborazione nel finale ormai sarà impossibile rientrare, anche se davanti c'è la possibilità che ci sia qualche melina, sì, proprio nei chilometri finali. Intanto avete visto con quanta oculatezza e precisione Danilo Di Luca ha consegnato la sua mantellina. In questi casi assolutamente l'operazione non può essere fatta in rapidità, la devi tenere in mano, devi sentire che l'altra mano la prende per bene questa mantellina e solo lì la molli. Molto lucido Di Luca, sa che l'arrivo è adattissimo alle sue possibilità. Di Luca è veloce in questi strappi, in questi arrivi in salita, ha dimostrato di essere molto forte, ha dimostrato anche in questo Giro d'Italia. Ha vinto una tappa con arrivo in salita e nell'altra è arrivato secondo. Quindi Bruseguin con Ricò perde anch'egli qualcosina nei confronti del gruppo dei battistrada, una quindicina di secondi. Bruseguin in vetta era a 2 minuti e mezzo, ora è a 2 minuti e 45 da questi uomini qui inquadrati. Bruseguin rischia di salvare il suo secondo posto in classifica, eh? Era secondo alla partenza alle spalle di Andrea Noè. Andrea Noè quest'oggi subito in difficoltà già sul Colle dell'Agnello e Bruseguin rimarrà lì secondo, ma verrà verosimilmente scavalcato dal qui inquadrato Danilo Di Luca. Strana questa giornata storta di Noè, certo può aver risentito dalla caduta di ieri, ma sembrava uno di quelli che è stato meno danneggiato da questa caduta. Noè normalmente è abituato a questi rendimenti molto regolari, l'abbiamo detto, d'altra parte è arrivato 2 volte quarto al Giro d'Italia, andando anche molto forte proprio in questa tappa nel 2000. Noè invece oggi proprio è crollato.
Poi si tratta di capire anche dov'è Savoldelli, di cui si sono perse le tracce. È crollato anche Savoldelli. Ha ampie giustificazioni comunque la Falco, così viene definito Paolo Savoldelli, viste le sue qualità, la sua straordinaria abilità nell'interpretare proprio questo tipo di terreno, vale a dire la discesa, lungo la quale sperava quest'oggi di fare i numeri, invece i numeri li ha subiti, quelli manifestati dagli altri, già sul colle dell'Agnelli. Ma le cose sembravano essere già chiare lì, perché se lascia via libera Mazzoleni, Savoldelli, si può intuire che vero, ormai non ha più niente da aggiungere a questo Giro d'Italia. Savoldelli quest'anno non ha mai dimostrato di poter andare veramente forte in salita, però a questo, lo ricordiamo ancora, vanno aggiunte le botte subite nella caduta di ieri. Certo, peccato veramente per Savoldelli, perché avremmo voluto vederlo nel pieno delle forze, non ammaccato, cadere in questo modo proprio alla vigilia di una tappa come quella di oggi, certo è la cosa peggiore che possa capitare. Tanto Cunego mi sembra rinfrancato, sarà una bella lotta con Di Luca, questi cinque, perché anche Cunego si ritrova terreno favorevole in quel chilometro e mezzo finale, quindi si tratta di capire quante forze sono rimaste, specialmente essendo la tappa, ripeto, non lunghissima, anche un giovane può venire fuori. Garzelli si volta, spera evidentemente, ma non ci crede, nell'aiuto di Le Boulanger. Non ci crede perché Le Boulanger ormai in fuga da circa 150 km. È un vero lottatore Garzelli, non è più il Garzelli sì, del 2000, non è, in questi ultimi anni ha dimostrato parecchie lacune, difficoltà in salita, ma resta un Garzelli lottatore, che sa che ogni secondo che si riguadagna è importante. Lui sa lottare per rimanendo concentrato sì, per tanti chilometri. Rischia però Garzelli di farsi riprendere da quel gruppo che abbiamo visto di poc'anzi con Bruseghin e Riccò, che sono lì ad una trentina di secondi dallo stesso Garzelli. Rischia veramente sì, nello strappo finale, dove potrebbe pagare questi sforzi in discesa e in pianura. Davanti con Andy Schleck, la maglia bianca, il miglior giovane di questo Giro d'Italia, la più bella sorpresa di questo giro. Di Andy Schleck sicuramente sentiremo parlare e come in modo fragoroso nei prossimi anni. Il futuro per quel che riguarda le corse a tappe sembrerebbe già essere tutto quanto suo. In effetti, lo ricordiamo, Andy Schleck ha soli 21 anni e già il fratello Frank, più conosciuto, aveva sempre sottolineato di come il fratellino Andy fosse molto molto più forte di lui. Continua a perdere qualcosina Garzelli. Siamo quasi al termine della discesa, poca la pianura, ma quel tratto potrebbe anche essere occasione di un contropiede. Ritroviamo il quintetto dei battistrada. Se fin qui la lotta era tutta quanta focalizzata sui giochi di classifica, ora l'attenzione è massima, va riferita alla vittoria di tappa. In un modo o nell'altro qui possono vincere tutte e cinque, eh? Sì, direi di sì. Mazzoleni può cercare nell'effetto sorpresa. Di Luca e Cunego evidentemente sono i più veloci. Andy Schleck però potrebbe non finire di sorprendere Simoni, probabilmente il più battuto. Simoni, sì, direi che è quello, è quello che ha meno chance. Possibilità, certo, Marco. Ecco la brevissima pianura e attenzione a Schleck, che ha dimostrato di essere capace di scattare sorprendendo sì, gli avversari. E qui inizia la salita, curva sulla destra e poi si sale verso la città alta di Brianson con qualche problema per Gilberto Simoni. 1300 metri, Simoni in testa, Cunego in seconda posizione,
In terza posizione c'è Mazzolini. Salita quasi del 10%. Per caratteristiche e per qualità il favorito dovrebbe essere Danilo Di Luca. Però attenzione anche a Andy Schleck, così come a Damiano Cunego, d'altronde sul santuario di Montevergine, che è storia oramai di una settimana fa, vinse su una salita, su una finale con caratteristiche più o meno analoghe a quello di quest'oggi, vinse Di Luca davanti per l'appunto a Cunego e a Schleck. Se si va così tutto è a favore di Di Luca, direi, perché ha lo scatto più potente. Però credo che Schleck tenti di anticiparlo. Vediamo. E tra poco il tratto più duro, che è posto a 300 metri dall'arrivo. Calma, non siamo ancora all'ultimo chilometro, Marco. E sempre Simoni lì a dettare il ritmo delle operazioni. Cunego in seconda posizione, Mazzolini in terza, Danilo Di Luca in quarta, Andy Schleck in ultima posizione. Un chilometro giusto alla conclusione di questa 12ª tappa, che è vissuta per lunghi tratti sulla miccia accesa dalla Sonia di Valle a Prodir. Ed ora attacca Di Luca. La risposta di Schleck, forse anche quella di Simoni. Quindi Mazzolini, Cunego in difficoltà, insiste Danilo Di Luca nel tentativo non solo di vincere la tappa ma di guadagnare altri secondi preziosi nei confronti dei suoi rivali diretti. La risposta di Schleck, quella di Simoni, fuori gioco sia Mazzolini sia Cunego. 800 metri alla conclusione. E ora la strettoia in mezzo a Briançon con il tratto più duro, in lastricato. Rientra Simoni. Si entra nella vecchia cittadella, quella costruita non dai Celti e dai Romani, che pure qui già fortificarono, visto che Briançon si trova in un luogo strategicamente importante tra Italia e Francia, nel cuore delle Alpi, ma queste che vedete sono le fortificazioni, le mura firmate da Vauban nel 700. Di Luca, Schleck e poi Gilberto Simoni. Ma non rientra Simoni, Non ce la fa. Ritroviamo anche Stefano Garzelli, poco più di un chilometro anche per il varesino, mentre Cunego sta perdendo ulteriormente terreno. Ulteriore allungo di Di Luca. Strada questa che ha il profumo del Giro delle Fiandre, con questo pavé e con Danilo Di Luca che prova a vincere un'altra tappa. E si blocca però Schleck. Arriva Gilberto Simoni. Simoni Di Luca, Di Luca Simoni. E il leitmotiv probabilmente di tutto questo Giro d'Italia, con Di Luca che insiste, con Simoni che non riesce a prendere la ruota dell'abruzzese, almeno per il momento. Eccoli, Simoni che boccheggia ma che sicuramente non molla. Molla invece Andy Schleck, bravissimo comunque anche quest'oggi il giovane lussemburghese. Ultimi 150 metri, Di Luca in testa, Simoni prende la ruota di Di Luca, ce la fa, non ce la fa, naturalmente Danilo Di Luca è molto più scattista rispetto a Gilberto Simoni, è una testa a testa tra i due che non è un vero testa a testa per la forza e la strapotenza di Di Luca, che vince la sua seconda tappa in questo giro, secondo posto per Simoni e poi arriva Andy Schleck. E quindi Mazzolini, con un ritardo di una decina di secondi, 20 secondi il ritardo di Cunego. Ha fatto veramente uno sforzo incredibile Di Luca. Simoni sembrava più tranquillo, Di Luca però è più scattista, ha beneficiato di un finale esattamente disegnato per le sue caratteristiche e quindi sì, è riuscito a salvarsi, è riuscito a salvare il piccolo vantaggio che aveva rispetto a Simoni. Bruce Guinness arriva fra una cinquantina di secondi, va in maglia rosa, però non ce la farà perché siamo a 700 metri e dunque colpo doppio per Danilo Di Luca, che non solo vince la tappa ma va anche in maglia rosa. Eh sì, perché prende anche un abbuono importante, quello di oggi. Di 20 secondi, Simoni era 2.26, va circa 2 minuti e mezzo, perché comunque Simoni, grazie al secondo posto, guadagna 12 secondi di abbuono. Lotta anche Garzelli, mantiene quasi inalterato il suo svantaggio. Classifica generale dunque: Di Luca balza al comando, Schleck a 1 minuto e mezzo, Simoni a 2 minuti e mezzo.
la lotta sarà fra questi tre uomini per la vittoria alla Giro d'Italia, a meno che Damiano Cunego non aumenti e di molto il suo grado di prestazione. Dovrà esibirsi assolutamente a più alti livelli da qui alla termine del Giro d'Italia Cunego, se vuole sperare di mettere seriamente in imbarazzo o Di Luca o Simone. Ma credo che a questo punto entrambi debbano sperare in un cedimento di Di Luca. Di Luca l'ha detto: nell'ultima settimana cercherò di difendermi, ma sembra proprio in grado di riuscirci, di essere anche sulle lunghe salite sufficientemente competitivo. Comunque Cunego in classifica generale è leggermente davanti ad esempio a Gilberto Simoni, visto che aveva una margine di un minuto. Intanto arriva anche Garzelli a 2 minuti e 17 secondi dal vincitore Danilo Di Luca. Quindi dopo la crisi è partita. Ecco Bruseghin con Ricco. Ritardo di Bruseghin 2 minuti e mezzo. Ne aveva 1,50 di vantaggio. E Bruseghin, dunque, come detto, secondo. Rimane secondo in classifica. Era secondo questa mattina alle spalle di Andrea Noè. Rimane sempre secondo, ma alle spalle di Danilo Di Luca. Con Bruseghin anche Ricco. Bruseghin può diventare comunque molto prezioso per Cunego, certo, nelle tappe finali, perché Bruseghin è uno che sa tenere o rientrare dopo le salite difficili e poi sa fare il lavoro giusto. Ammesso chiaramente che Di Luca sia in difficoltà. Intanto arriva anche Petrov con un ritardo superiore ai 3 minuti e mezzo. Classifica generale a questo punto molto ben delineata, molto meglio rispetto a stamattina, anche se rimangono lì agganciati alle prime posizioni non solo Bruseghin ma anche il compagno di squadra Pacivina, proprio grazie a quei minuti, ed erano 4 e mezzo, conquistati oramai 5 giorni fa grazie a quella fuga comprendente una ventina di corridori, e tra questi per l'appunto anche Bruseghin, Pacivila. Sono opportunità mentre sta arrivando Popovic, sì, con un grave ritardo. Sono opportunità da sfruttare da parte della Lampre, che può lanciare di nuovo in fuga Vila proprio per costringere poi le altre squadre a lavorare. Il fatto di essere lì in tre nelle prime posizioni della classifica generale deve essere utilizzato al meglio, certamente, per appunto mettere in difficoltà gli avversari diretti. E Cunego ha questa possibilità, perché la Sogne di Valle Prodir ha lavorato tantissimo oggi, ha propiziato questi distacchi in classifica generale, ma a questo punto mi sembra abbia lì soprattutto Simoni davanti. Ricco non so se potrà rientrare nei giochi. Solo ora sta per arrivare Stefano Garzelli e Paolo Savoldelli. La rima è quella, il nome però è completamente sbagliato. Garzelli già è giunto in addirittura d'arrivo. Savoldelli è sicuramente il principale battuto di questa giornata. Decisamente. Ha una scusante, la caduta di ieri. Peccato veramente che l'abbia condizionato, cioè da immaginarlo, pesantemente. Si è messo addirittura a piangere Savoldelli ieri per i dolori. Praticamente strappata un'unghia. Oltre intanto a tutte abbiamo le botte. L'opportunità di ascoltare Danilo Di Luca, il vincitore, avvicinato dai colleghi della RAI. Posso dire, veramente una grande tappa, ha gestito molto bene durante la fuga, ho fatto un bel lavoro prima del GPM, ma non per vincere il GPM, ma per fare la salita, la discesa davanti senza rischiare nulla, sapevo, non la conoscevo, quindi non volevo rischiare, l'ho fatta molto adagio, soprattutto il primo pezzo sapevo che era molto tortuoso. E quindi poi quando la discesa era più facile sono rientrati gli altri. Contrariamente a Damiano Cunego che vuole aspettare la terza settimana, la sensazione è che tu voglia chiuderlo subito questo Giro d'Italia.
Non ho capito. La sensazione rispetto a Damiano Cuneo, che ha detto aspetto la terza della settimana, e che tu voglia chiuderlo quasi subito il Giro d'Italia. Sì, io siccome la terza settimana farò fatica, lo voglio chiudere il più presto possibile, quindi speriamo bene. Bene, lo lasciamo alla premiazione che non vogliamo. Ecco dunque queste le parole di Danilo Di Luca. Stanno preparando la maglia. Continua a dire io dovrò difendermi durante la terza settimana, ma verrà a crederci o no Marco? Beh, lui è arrivato in condizioni già subito all'inizio del Giro d'Italia vincendo la Liegi-Bastogne-Liegi. A Simoni ha promesso che nella terza settimana sarebbe stato più competitivo, stessa cosa dovrebbe capitare per Cunego, che ha dimostrato di avere recupero al Tour de France dell'anno scorso, quindi è chiaro che Di Luca li tema in questa ultima settimana, dove oltretutto ci sono le salite più difficili e ci sono soprattutto gli arrivi in salita, quindi chiaramente un minimo cedimento può essere fatale. Però insomma il vantaggio accumulato, la dimostrazione di forza anche di saper gestire le situazioni di queste prime due settimane per Di Luca è importante. Sta per arrivare anche l'ex maglia rosa Andrea Novè, compagno di squadra di Danilo Di Luca, dunque la maglia rosa rimane in casa. Tutta la giornata accompagnato dal campione del mondo Paolo Bettini Novè, d'altronde i due hanno una vecchia militanza assieme in squadra. Pensavamo che Andrea Novè, viste le sue caratteristiche, viste le sue qualità, vista la sua esperienza, sapesse resistere in modo migliore rispetto a quanto in sostanza non abbia fatto quest'oggi. Ma si è dovuto soprattutto inchinare alla forcing manifestato già sul colle dell'Agnello dalla Sonia di Valla Prodire grazie ad uno straordinario Leonardo Piepoli, che ha tirato sul colle dell'Agnello, ha tirato anche sulla prima parte dell'Isoar. È stato sostanzialmente Piepoli da solo a fare selezione. D'altra parte la Lampre e Simoni erano costretti a un'azione molto offensiva oggi. Si tratta soprattutto di scrollarsi dalla classifica generale parecchi avversari pericolosi, a partire proprio da Noè, che potrebbero, avrebbero potuto nella finale del Giro d'Italia condizionare di parecchio i giochi. E allora a questo punto non ci rimane che ribadire quanto è successo lungo questa dodicesima tappa, con l'arrivo vittorioso qui a Briançon di Danilo Di Luca, che non solo vince la tappa ma conquista anche la maglia rosa, di nuovo leader della generale. L'avversario più pericoloso quest'oggi di Danilo Di Luca è chiaramente apparso Gilberto Simoni, un po' più in difficoltà Damiano Cunego. Fatto sta che la classifica generale, che alle spalle di Di Luca vede comunque altri atleti tipo Bruseghin, tipo Pacivile, tipo Petrov tipo e anche Schleck, certamente Andy Schleck, che quest'oggi è giunto terzo. Schleck ha un ritardo di circa un minuto e mezzo nei confronti di Di Luca, però conta soprattutto ricordare il fatto che Damiano Cunego è a circa due minuti da Danilo Di Luca, mentre Gilberto Simoni rimane lì a circa due minuti e mezzo dalla nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. A questo punto vi ringrazio anche Marco Vitali. L'appuntamento evidentemente per domani in quelle di Europa, una cronoscalata da Biella a Europa lungo la quale probabilmente ne vedremo ancora delle belle. Ed intanto qui bello, davvero, ce lo gustiamo fino in fondo, Danilo Di Luca sul podio del vincitore e anche della nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. Grazie ancora e buona continuazione di serata. A domani.